Allora, buonasera a tutti e benvenuti in diretta dal mio bagno a una nuova puntata di La storia della mia vita. Oggi continuerò con la parte 4. Allora, parlando sempre di amore, come ho detto, ho avuto varie esperienze, tra cui questa storia sofferta, durata circa 5 anni e mezzo, pensate un po', 5 anni e mezzo di relazione tossica, e quando è finita, appunto, mi sono buttata nel magico mondo dei single e ho capito che ero molto più di quello che lui mi faceva credere di essere. Dopo aver fatto varie esperienze, anche vabbè, lavorative, anche esperienze personali, ho conosciuto una persona che sicuramente voi avrete visto nei video di fanpage, ovvero Federico, che saluto. Ciao Fede! E con lui ho avuto una bellissima storia d'amore, durata circa, se non ricordo male, 4 anni, 3 anni e mezzo. E ci divertivamo tanto, abbiamo fatto tante cose insieme, aprivamo i pacchi, facevamo i video. Poi purtroppo, ragazzi, si sa come va a finire, no? E a volte ci sono dei problemi in tutti i tipi di rapporti, ma non è questione della disabilità, anzi, ci tengo a dire che lui non si è fatto assolutamente nessun problema. Anzi, cioè, e nemmeno la famiglia sua, ma nemmeno gli amici suoi. Tra l'altro abbiamo anche avuto una convivenza di un anno qui ad Arezzo, che è stata bella, però tutte le storie hanno dei lati positivi e dei lati negativi. In questo caso che è successo? È successo che non andavamo più d'accordo, avevamo abitudini differenti, orari differenti. Io sono fatta un po' a modo mio, purtroppo ho un carattere un po' particolare, sono parecchio esigente, e poi ragazzi, perdonatemi, ma io essendo della Vergine, è dura stare con la sottoscritta. Comunque io penso che sia stata una delle storie più belle che ho avuto nella mia vita. E poi siamo rimasti amici, cosa che al giorno d'oggi è anche difficile, e siamo tornati comunque a fare casino. Non è che ci siamo lasciati male, anzi, ci siamo lasciati di comune accordo. Tante volte infatti me lo chiedete: ah, ma Federico, Federico, io a Fede gli voglio ancora un gran bene comunque, però come fidanzati poi non funzionavamo, non si funzionava più, quindi è meglio così, no? Alla fine. E per il resto, ora magari mi farete una domanda, ma ora come sei messa? Ora vi dico che ho una persona nel cuore, però insomma, vediamo insomma come va la faccenda. E voi invece quante storie avete avuto? Sono state storie sofferte? Sono state storie belle? Dai, parlatemi un po' di voi, che sono curiosa come una scimmia. Dai, aspetto allora le vostre esperienze e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!